Eccoci qua, benvenuti, puntuali sono le 21 e come promesso inizia la diretta appunto alle 21. Siamo già in 15, salutiamo, chi salutiamo? Salutiamo Lina, ciao Lina, Valeria, Massimiliano, Ida, Gino, che già sono in diretta. Ciao, come state? State bene? Vista l'emergenza? Se sei una sposa o uno sposo, ci puoi fare tranquillamente una domanda, perché non sarò solo stasera, ma ci saranno altre quattro persone insieme a me, quattro professionisti del matrimonio un po' di tutta Italia. Ci sarà un fotografo di Roma, poi una wedding planner Abruzzo, atelier Abruzzo, una estetista, si chiama così? No, poi sarà lei a dirlo nel modo corretto, mi fa già no così con la testa, ma io lo faccio apposta per provocarti, e poi si presenterà lei però è di Milano, quindi siamo insieme a questi professionisti per cercare un po' no? Come comportarsi per quanto riguarda il Covid. E questa è la quarta diretta che facciamo come Senza Tempo. Ne abbiamo fatto una mercoledì con alcuni professionisti di Cosenza, una ieri con altri professionisti da tutta Italia, e stasera ho pensato di farla insieme a queste quattro persone che sono amici, ma soprattutto sono professionisti del matrimonio e possono darci la loro testimonianza e magari possiamo parlarne insieme. Ciao Cinzia, ciao Anna. Quindi se hai domande ce le puoi fare nei commenti, domande ma anche riflessioni, e puoi farlo tranquillamente senza nessun problema, anzi siamo qui apposta. Bene, io andrei così, vi presento tutti gli ospiti e poi iniziamo con le prime domande che già ci sono arrivate in privato. Io andrei da Giacinto, Malo Spiriti, fotografo di Roma. Ciao Giacinto, eccoti qua. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Come stai? Sta bene Giacinto? Bene, 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 bene. Diciamo che Roma è una di quelle regioni in cui siamo sul medio, quindi si sta tranquilli, ecco, via. Per quello che tranquillità possiamo dire, però va bene, va bene. Si lavora bene, da casa, bene. Il fotografo ormai nell'era digitale... alla grande, un lavoro da fare per cui. Bene, bene, ci vediamo fra poco Giacinto, vado da Valentina. Sono qui intanto. Ciao per Pierpaolo, Rebecca, se sei una sposa o uno sposo facci tranquillamente una domanda o qualche riflessione sui commenti, tanto noi li leggiamo. Adesso vado da Valentina Cardone, titolare di un atelier sposi di Pescara. Ciao Valentina. Buonasera, ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Tu come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, tutto bene. Tu come stai? Tutto a posto, tutto bene. Che si dice a Pescara? Quello che si dice un po' in tutta Italia, un po' in tutto il resto del mondo, credo. Bene, bene. Ma sei a casa o in atelier? No, sei a casa. No, sono a casa, infatti sto notando adesso l'inquadratura della scarpiera, scusate, giro, no, che era molto interessante. Pensavo fosse tipo, che ne so, l'armadio degli abiti. Sì, allora, diciamo che l'intento era quello, volevo mettermi qua in modo ad avere un po' l'effetto atelier, però in realtà no, si vedono le scarpe, ora cerchiamo di nasconderle, anche se vabbè la cosa già si è svelata, vabbè, niente. Ma puoi chiudere, no? Non puoi chiudere la no, non si chiude l'anta. No, no, quella è aperta, quindi vabbè, questa cosa. La teniamo perfetto. Così. Ciao Cinzia, anche a te. Ok Valentina, ci vediamo fra poco, vado da Cristina. Ok? Certo. A fra poco. Ciao Cinzia, quindi andiamo da Cristina, che lei adesso si presenterà da sola. Cristina Freieri, io dico solo lo slogan, sposa il tuo colore, sii speciale, ed è di Milano. Ciao Cristina! Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao a tutte le persone che stanno partecipando e ai colleghi di tutta Italia, perché è una cosa molto bella questa. Io mi occupo di acconciatura e trucco pose, matrimoni, eventi e insegno in Accademia alla MBA a Milano. Sposa il tuo colore, sii speciale, perché
perché ogni sposa per realizzare acconciatura e trucco deve dare la priorità ai suoi colori di appartenenza. Intanto, grazie per l'invito. Perfetto. È troppo poco, Cristina. Ci vediamo tra poco. Troppo poco il mio invito. Ciao. È un piacere. Ci vediamo fra poco. Vado da Marilena. Marilena, titolare di G20. Insomma, un wedding planner. Ci racconta meglio lei. Ciao Marilena da Chieti. Ciao a tutti, buonasera a tutti e colgo anch'io l'occasione, Giovanni, per ringraziarti per questo invito, perché sono occasioni speciali intanto noi per trasmetterci un po' di sinergia e poi per dare la nostra disponibilità a tutti e dire a tutti che ci siamo, non siamo spariti, siamo qui e disponibili per tutti. Quindi questa sera fateci tante domande che cerchiamo di rispondere a tutti. Io, esatto, come hai detto anche tu, sono wedding planner, sono in Abruzzo e quindi sto avendo un grande affare, perché ovviamente stiamo rimodulando varie cose, stiamo riprogrammando e stiamo affrontando il problema, insomma. Bene, ottimo. Ok Marilena, ci vediamo fra poco. Sì. A presto. Ok, intanto saluto Pompea, ciao Pompea, Giuseppe, Cinzia l'ho salutato prima, perfetto, poi c'è un altro commento che mi è arrivato, ma sarà Teresa, sicuramente sarà Teresa, sì, ciao Teresa, ciao anche a te, perfetto, allora io andrei, così iniziamo a discutere un po', e andrei alla prima domanda che tra l'altro ci è arrivata in privato, ovvero come affrontiamo la prossimità. Io andrei da Giacinto, sempre a cascata, poi anzi facciamo così, ci mettiamo tutti in diretta e poi Giacinto, ecco qui Valentina, ecco. Siamo tutti belli, ecco qua, papam. Un super team, ecco qui. Un super team, togliamo qui questa scritta così, siamo più grandi, siamo più belli, ecco qua. Fantastico. Facciamo così ancora di più, perfetto. Giacinto, quindi? Allora, io partirei a rispondere a questa domanda facendo due considerazioni. Allora, la prima la faccio proprio di carattere tecnico, così le spose hanno una visione di quello che il fotografo, e parlo anche per la parte video, quindi affronta questo tipo di emergenza. Allora, dal punto di vista tecnico, potete intuire che il fotografo non ha problemi a rispettare la prossimità. Naturalmente, difficile che un fotografo si avvicini tantissimo, a un metro. C'è chi lo fa, ma normalmente siamo qualche passo indietro. Naturalmente abbiamo tutti gli strumenti per, anche se stiamo un passo indietro, in realtà anche molti metri indietro, di poter catturare tutte le emozioni e le sensazioni di quel giorno. Un fotografo professionista ha una serie di lenti, non vi sto a tediare, comunque anche da molto lontano può riprendere tutta la scena. Ecco. Io vengo anche dall'attività sportiva, il fotografo sportivo normalmente non è che può entrare in campo per disturbare gli atleti, ma riesce a dare quel senso di intimità e di escludere magari le cose che non servono per raccontare la storia, anche stando diversi metri di distanza. E questo, bene, diciamo, grazie, è la parte tecnica. Volevo fare solo un piccolo inciso. Assolutamente sì. È molto bello vedere una cosa positiva in questa cosa, perché adesso cerchiamo la positività. Io sto, per esempio, dicendo a molti dei miei sposi che è l'occasione per ritrovare anche nel racconto del matrimonio quell'intimità tra moglie e marito che spesso nella festa si perde. Quindi il fatto che magari si possano un po', come dire, essere distanti dagli altri, dà comunque l'idea di un'intimità nel racconto mio come fotografo, ma anche per tutti gli altri professionisti, che vale la pena di raccontare. Quindi un punto di vista magari più intimistico del vostro racconto del matrimonio. Ma ottimo Giacinto, spiegazione impeccabile. Valentina?
Allora, per quanto riguarda l'abito, ovviamente la situazione sarà un po' diversa perché inevitabilmente io devo entrare in contatto con la ragazza nel in caso particolare. Diciamo che per l'abito da sposo è più semplice perché l'uomo è in grado anche di vestirsi magari da solo, se non magari per sistemare qualche dettaglio. Quindi nel nostro caso, quindi nel caso dell'atelier, la vicinanza non sarà un problema fino al momento magari in cui appunto dobbiamo finire di perfezionare il look, quindi in prova, quando c'è da chiudere magari dei bottoncini piuttosto che allacciare una cravatta, lì ovviamente un po' di contatto ci dovrà essere. È chiaro che noi prenderemo tutte le giuste precauzioni, stiamo attendendo anche le indicazioni ufficiali per, che ci diranno anche con le normative per le misure che dovremo tenere in conto. Di sicuro useremo i guanti, avremo le mascherine, chi non le avrà e viene in atelier avrà una mascherina a disposizione perché inevitabilmente dobbiamo avvicinarci. Di sicuro lavoreremo sempre e solo con gli appuntamenti, quindi chiunque deve venire a fare prove o comunque deve venire a scegliere il proprio abito ci dovrà telefonare e dovrà venire in atelier con un numero limitato di persone, purtroppo, che però poi tutto sommato non è neanche un male, perché avere, io lo dico sempre, troppe persone intorno, soprattutto nel momento della scelta, non è mai un bene perché si rischia sempre di confondersi le idee, di stare a sentire gli altri e dimenticarci di ascoltare noi stesse. Concordo Valentina. Intanto ciao Luca Antonio, ciao Anna Maria. Cristina? Ciao, allora. Cosa ci dici? Allora, io vi posso dire, dico questo perché è quello che sto facendo con le mie spose, tra l'altro è in mezzo ovviamente a molti appuntamenti spostati, perché questi mesi, marzo, aprile, maggio, sono stati, ahimè, per forza di cose spostate le date, però ho degli sposi, delle persone da fine giugno e luglio, per cui chiaro che il trucco e l'acconciatura si realizzano in una vicinanza che è nel metro, però sicuramente ecco, una cosa che posso dire con estrema tranquillità è che stiamo lavorando proprio sull'aspetto della sicurezza. Adesso, tra l'altro, io faccio parte della Protezione Civile e opero con la Protezione Civile tutte le mattine, e noi siamo sottoposti a igienizzazione, sterilizzazioni, cose varie. Ovviamente nel nostro settore tutto verrà riportato anche al lavoro con la propria sposa, le persone coinvolte nel matrimonio. E c'è la soluzione, in quanto, a parte le mascherine, ad esempio io mi sto attrezzando proprio grazie anche a quello che sto facendo con la Protezione Civile, a tutta una serie di cose che le mie spose e le persone che ovviamente riceverò una alla volta personalmente, anche per la prova, eccetera, eccetera, gli saranno date delle cose che sono pratiche, perché nel momento in cui entri nello studio, devi togliere, per esempio, dovrai togliere la scarpa e metterti delle cose igienizzate, eccetera, eccetera. C'è la soluzione anche per questo, ci stiamo attrezzando, e anche per il giorno del matrimonio, ovviamente, se rientra in un momento in cui è fattibile la cerimonia, tutto verrà assolutamente realizzato con la massima sicurezza. Ecco, questo è alla base di quello che è un lavoro molto ravvicinato con il cliente. Ah beh, certo. Il mio lavoro è come quello di Valentina accanto alla persona, però ci stiamo veramente attrezzando proprio per essere ovviamente per tutti, per se stessi e per tutti voi assolutamente in sicurezza. Perfetto, grazie Cristina. Intanto saluto Deborah, ciao Deborah, Emanuela, Anna, Matteo, ciao, ciao. Se hai delle domande, falle tranquillamente. C'è anche Angiolina, ciao Angiolina, che ha trovato finalmente la diretta. Io andrei da Marilena. Marilena, tu come la stai vivendo? Eccomi come qua. La vivi? Anche qua. Perché tu, essendo una wedding planner, no? Hai sì. Un po' a 360 gradi, a differenza nostra che siamo sì. Professionisti, però nel nostro ambito, invece tu, essendo una wedding planner,
abbracci un po' tutti. Sì, infatti in questi giorni c'è proprio bisogno di rivedere un po' tutto, di riprogrammare, di fissare delle nuove date, di rimodulare un pochino tutto. E poi fa parte del mio lavoro proprio gestire anche gli stati d'animo, quindi è molto importante per me seguire in questo momento più che mai le coppie e tranquillizzarle e affiancarmi proprio a loro. Io ti dico la verità, in questi giorni ho avuto anche proprio richieste da parte di coppie che non seguo direttamente, perché le coppie si sentono un pochino spaesate, quindi hanno bisogno vorrebbero delle certezze. Queste certezze noi ovviamente non le abbiamo, stiamo aspettando questo nuovo decreto, se sta per arrivare, ci dirà quali possono essere le restrizioni e se mai ci sarà la possibilità di tornare ai nostri matrimoni. E per quanto riguarda proprio il mio lavoro, fortunatamente non ho l'approccio diretto e fisico ravvicinato con le coppie, quindi la mia è pianificazione e organizzazione, e il planning si può in questo, adesso più che mai, gestire a distanza e gestire con le video call, con le chiamate, eccetera. Certo, magari si aggiunge in una situazione di supervisione, la supervisione durante l'evento c'è il controllo proprio delle misure di sicurezza, quindi si aggiungerà secondo me anche questo al mio lavoro, il fatto di andare a verificare che ci siano tutte le misure di sicurezza per ciascuno, quindi sia dei fornitori che dell'ambiente dove andiamo ad inserirci. Bene, bene. Rispondo pure io, visto che già che ci sono. Per quanto riguarda la musica, diciamo che sì, come già avete detto voi, ci sarà sicuramente, già ci sono state un cambio di date per i matrimoni, diciamo, prossimi maggio, giugno, anche se luglio, agosto ancora no, nel senso che aspettiamo mo. Insomma, il prossimo decreto e poi vediamo. Poi vi dirò anche, perché c'era un'altra domanda che tra l'altro l'abbiamo affrontata l'altro ieri nella diretta, ma ci è arrivata la stessa identica più o meno domanda per oggi ne voglio parlare poi insieme a voi. Come viviamo la musica poi per quanto riguarda, diciamo, proprio dal punto di vista logistico, questo dipenderà, perché se aprono i ristoranti, se si fanno i matrimoni, noi li facciamo, ci mettiamo in un angolo, magari facciamo non facciamo animazione, suoniamo con non so se sapete, ma i gruppi che suonano, fanno le live, hanno davanti la batteria, per un discorso acustico, hanno delle cose di plexiglass, tipo plexiglass. Perfetto, noi ci mettiamo in un angolo, plexiglass trasparente, e suoniamo alla grande. Ci mancherà il contatto come siamo abituati a fare noi, senza tempo live, ma diciamo che ci dobbiamo adeguare, e ci adegueremo senz'altro, quindi questa è la mia risposta per quanto riguarda. Assolutamente sì, vai. Posso aggiungere? A questo direi che però ci sarà tanta di quella voglia di festeggiare, che secondo me avrai un riscontro triplicato. La tua platea sarà proprio bella viva, vivace. Bella viva. Volete aggiungere qualcos'altro? Se no passiamo alla prossima domanda che ci è arrivata. Sì, io vorrei aggiungere una cosa, se è fattibile. Sì. Ed è una cosa che si ricollega anche a quello che appena ha detto Marilena, che è molto giusto. Ecco, una cosa importante, per esempio nel mio lavoro, ecco, quello che io adesso, ovviamente da quando i matrimoni hanno cominciato ad essere spostati nelle date, perché marzo, aprile, maggio e giugno sono stati annullati, però ecco, una cosa importante, noi professionisti non vi lasciamo soli. Personalmente io nel mio settore ho iniziato a creare una rete di comunicazione con le mie future spose, e magari molte cose che non possiamo fare ora insieme
le possono fare loro a casa. Io le sto aiutando a dei consigli, a spiegargli come fare queste cose da sole a casa, in modo che comunque, diciamo, arriviamo poi a un appuntamento, perché sappiamo bene che la sposa sarà la regina della festa e deve essere bella. Per cui magari se io non riesco ora, perché aspettiamo il decreto, a non assolvere delle cose, gli insegno a farlo da sole a casa, e quindi anche ad occuparsi e volersi anche un po' bene loro. Ottimo, grazie Cristina. Intanto saluto Sabrina, ciao Sabrina, ciao Jenny, ciao Marica, che è arrivata una domanda da parte di Marica, quindi io andrei prima a sta domanda che è fatta live e poi a quella che è arrivata in privato. Allora, Marica ci dice: io dovevo sposarmi il 10 maggio, tutto slittato al 26 agosto, se Dio vuole, ma ho forti dubbi, tristezza infinita. Diciamo 26 agosto. Voi, Giacinto, tu cosa ne pensi? Quando secondo te, al di là del decreto, non siamo qui, insomma, noi non possiamo dire con certezza quando riapriranno, eccetera, eccetera, ma secondo te lì a Roma, anche come si sta muovendo, e secondo te può sposarsi ad agosto o ci vuole l'anno prossimo? È la domanda è la classica domanda da $1 milioni, no? La classica. Se avessi una risposta precisa, probabilmente adesso sarei in televisione a rassicurare tutto il paese. Quello che posso dire, diciamo, logicamente, comportandomi da padre di famiglia, posso dire questo. Sì. Allora, il matrimonio è formato da tante componenti, per cui c'è la location, c'è il fotografo, le bomboniere, il trucco, l'abito. È possibile che alcune di queste componenti del vostro matrimonio possano operare esattamente come operavano prima o con pochissima differenza, altre debbano operare in maniera completamente differente. Le soluzioni sono principalmente due, nel senso che modificare un pochettino l'abitudine del matrimonio per cercare di fare in maniera che queste componenti, che magari possono operare in maniera limitata, l'esempio classico è la location. Potrebbe trovarsi delle persone che avevano prenotato per 200 persone, la location in realtà potrebbe avere una capienza più piccola. Tutti gli altri professionisti possono operare, la location potrebbe avere un problema e quindi dover riformulare le cose. Per cui adesso io direi, in questo momento, io poi seguo molto l'andamento da profano naturalmente del virus, certo. Tutte le sere, come penso molti facciano, mi collego, vedo quanti sono gli infetti, com'è l'andamento. È chiaro che agosto è abbastanza in avanti, per cui sì, uno può dire sicuramente, quasi sicuramente non diamo cose, e probabilmente il matrimonio potrai farlo. Probabilmente lo farai in una forma leggermente diversa da quella che ti aspettavi, in alcuni aspetti, non in tutti. Bene, grazie Giuseppe. Però come diceva la collega prima, il bello dei matrimoni, dei battesimi, delle comunioni, è che dopo i periodi, come dire, di crisi, è il modo che noi esseri umani abbiamo per ripartire, per riprendere, fare figli, fare questo. E quindi bisogna farlo, è la cosa. Bisogna mai smettere di celebrare la vita. Esatto, visto che in Italia... Non avrei saputo dirlo di meglio. Visto che in Italia c'è un calo demografico pazzesco, come dici tu Giacinto, al di là dei matrimoni, dopo il discorso della pandemia ci saranno anche figli in più. Coppie datevi da fare. Alla grande. Vado da Valentina, però prima saluto Gabriella, Giuseppe, ciao Giuseppe Cavaliere, un nostro collega, un professionista del matrimonio, un fotografo, quindi un tuo collega, Giacinto, Luigi, ciao. Se hai delle domande, faccele in diretta tranquillamente nei commenti, così la analizziamo insieme a Giacinto, Roma, Valentina, Pescara. Marinella, Chieti, e poi c'è
come ti chiami? Cristina, scherzo. Cristina da Milano. Valentina, tu cosa rispondi? Ti puoi sposare ad agosto? Cosa diciamo a questa sposa? Si può sposare ad agosto 2020? Allora, mi aggancio a Giacinto dicendo che davvero è la domanda da $1 milione. Alle ragazze che mi fanno la stessa domanda, io dico, e penso che in questo anche Marilena mi troverà, insomma, sarà d'accordo anche lei, riprogrammate la vostra data, ma pensate sempre eventualmente una data cuscinetto, perché siamo in un momento comunque di incertezza, quindi non possiamo avere... una data che, in cui possiamo dire sicuramente saremo tutti fuori da questa situazione. Quindi, ok, agosto va benissimo. Io sono sempre ottimista, quindi sicuramente sono certa che si potrà celebrare tutto, però, sai, per evitare bene, comunque qualunque inconveniente, prepara una data tampone, magari riprogramma anche un'opzione sul 2021, che nel caso in cui non dovessimo riuscire quest'anno a fare la tua festa come vuoi, puoi sempre spostarla più là. Io credo che comunque non ci saranno problemi, magari ci sarà qualche piccola modifica nell'organizzazione, quello potrebbe essere, però comunque tornando sempre al discorso che la vita va celebrata sempre, e tornando al discorso che quando appunto ci sono questi momenti di crisi puoi tornare a festeggiare, è molto più bello. Io vi dico, ogni emozione sarà ancora più grande, quindi anzi questi nuovi matrimoni saranno favolosi, anche se magari ci saranno meno persone, ma saranno comunque molto più sentiti. Concordo, Valentina, con questa cosa, poi faccio rispondere a Cristina, ma concordo, rispondo io perché il mio pensiero è lo stesso, nel senso che io ad alcune coppie che si sposavano in programma, era maggio, giugno, ma anche a luglio, i primi di luglio, per paura hanno posticipato, però siccome non sappiamo, perché può essere che magari poi ritornerà, visto che ancora non c'è un vaccino, quindi ho detto facciamo così, pianifica la data per settembre, perché lei aveva in mente settembre, ma allo stesso tempo facciamo una data B, un piano B per il 2021, perché se dovesse andare male settembre hai già i fornitori, quelli che già hai scelto, la tua squadra che hai già scelto, e quasi sicuramente c'è per il 2021. Quindi io sto consigliando in questo modo. Cristina, tu cosa ne pensi? Si può sposare questa coppia ad agosto 2020? Allora, guarda, è chiaro che io proseguo il discorso di Giacinto, di Valentina e tu di Giovanni. È chiaro che ci piacerebbe dire di sì, probabilmente sì, però aspettiamo ancora un attimo, non manca tanto per sapere un po' di, diciamo, di risultati, di notizie, però io, ecco, vorrei tenere alto, perché è veramente quello che in cui credo, bisogna tenere alto il valore del senso del vostro matrimonio, per cui se anche doveste essere spostato, prendete questo tempo solo per, come dire, dedicarvi e regalarvi solo l'attesa della gioia e dell'emozione, e poi appoggiatevi ai vostri professionisti e, come dire, rompetegli un po' le scatole, no? Penso che siamo tutti d'accordo, e approfittate per farvi coccolare un po' di più, perché no? Bene, grazie Cristina. Colgo l'occasione, scusami Giovanni, perché leggo il commento di Deborah, che conosco e che saluto, come Anna, come tutte le ragazze che sono online. Esatto. Allora, infatti Deborah è stata un'altra di quelle ragazze che appunto doveva sposarsi tra due giorni, come leggete, e ha rimandato a luglio, proprio perché comunque teoricamente possiamo uscirne da questa cosa per luglio. È chiaro che se poi dovessimo vedere che proprio la cosa vada per le lunghe, Deborah, colgo l'occasione, prova comunque a pensare una terza data, pare brutto dirlo, però comunque prova a tenerla lì da parte, perché sicuramente luglio sarà tutto a posto, però sai, di questi tempi meglio, non so mai. Meglio comunque ti mando un abbraccio, saluto tutte le mie ragazze che mi stanno seguendo. Ciao Deborah. Marilena, tu cosa consigli a questa sposa? Allora, intanto io dico a tutte le spose di non perdere la speranza, perché siamo nell'incertezza, però mai smettere di sperare. Quindi finché qualcuno non ci dirà non si può fare, noi andiamo avanti. Tutti i professionisti sono in campo e sono adesso.
più disponibili di che mai, quindi adesso li trovate tutti a disposizione, sono tutti disponibilissimi, li vedete, sono sempre tutti live e adesso più che mai sono disponibili tutti a consigliarvi e a supportarvi. E si va avanti, quindi non possiamo assolutamente fermare il lavoro che noi facciamo rispetto ai sogni di tutti, quindi stiamo lavorando e lavoriamo per dei giorni che sono unici e ci crediamo. Poi è chiaro, come diceva anche Valentina, anche io quello che faccio con le spose è di fissare delle date alternative. Delle date che devono essere non dei ripieghi assolutamente, però ovvio nessuna sposa vuole o immagina di sognarsi di sposarsi con la mascherina, quindi non è quello che vogliamo. Se c'è la rimodulazione, se c'è l'attenzione, se c'è un'abitudine, che comunque tutti quanti noi abbiamo cambiato le nostre abitudini, va benissimo, però se ci sono restrizioni tali che rendono questo giorno non quello che ognuno ha diritto di sognare, allora è il caso di spostare la data e di sperare che quella data sia ancora più magica. Ok, diciamo, riassumendo, tutti quanti abbiamo detto sì, ti puoi sposare ad agosto, ma pensa a una data B. A una data cuscinetto. Poi in realtà non è vietato sposarsi. Poi, se posso aggiungere, sì, c'è un discorso di... ci sono matrimoni in cui ci sono molti ospiti stranieri, quelli magari sono un po' più preoccupanti, perché certo, se ci sono tanti ospiti che devono venire dall'estero, il punto interrogativo è più grande. Esatto. Poi c'è Lina, ciao Lina. Posso dice, noi ci dovevamo sposare. Sì, vai. Posso fare una chiusa sulla affermazione di Cristina? Sì. Diciamo è quella frase famosa che molti conoscono per la pubblicità, ma in realtà è di Lessing, che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Bene, esatto. Grande, già finito. C'è Lina, ciao Lina, che ci dice noi ci dovevamo sposare la settimana prossima, il 25 aprile, abbiamo rinviato ad ottobre. Deborah abbiamo già letta prima, ciao Anna, che ci dice... ad Anna sì, abiti scelti, così si sposa, con la domanda che era arrivata anche in privato prima. Abiti scelti, sia sposo che sposa, per la data di maggio, ma abbiamo posticipato ad ottobre. Gli abiti andranno bene comunque, visto che c'è Valentina, ma anche Marilena, sicuramente essendo una wedding planner, ci possono rispondere. Poi salutiamo anche Gina, ciao Gina. Bene, parliamo di questa domanda. Abiti scelti, cambia stagione, anche perché si va a collegare alla domanda che ho fatto Angela in privato. Cambia sì, qualcosa? Allora, gli abiti da sposa, come anche gli abiti da sposo, non smetterò mai di ripeterlo, non hanno una stagione. Sono degli abiti talmente importanti, talmente attesi, che comunque rispecchiano tantissimi altri aspetti più che le tendenze. Devono rispecchiare te stessa, devono rispecchiare il tuo carattere, devono valorizzare la propria fisicità, quindi vanno veramente molto oltre le mode e soprattutto anche le stagioni, perché l'abito da sposa, così come anche l'abito da sposa, è pensato magari per un determinato stile di cerimonia che state organizzando, non tanto in base a quanto farà o meno freddo. E comunque ottobre è un mese stupendo, anch'io mi sono sposata a ottobre, è stata una giornata fantastica, quindi state tranquille. E davvero, diciamo, noi abbiamo sempre questa convenzione di volerci sposare per forza in primavera, in estate, ma in realtà tutte le stagioni hanno dei bellissimi aspetti, c'è la possibilità di fare degli allestimenti stupendi. E comunque, ecco, poi se dovesse fare più o meno freddo, le nostre spose sanno che abbiamo tante soluzioni per loro, ciò che fa un abito invernale e ciò che gli metti sopra, perché l'abito in sé, comunque la cerimonia sarà sempre in ambienti chiusi, e quindi anche se è più scollato non sarà un problema, perché comunque potrete godervi il vostro abito scelto in base a quello che siete voi, a quello che state organizzando. Perfetto. Marilena, tu cosa ci puoi dire, visto che comunque sì, essendo una wedding planner? Sì, non sono esperta come Valentina ovviamente dell'atelier, però dico, confermo quello che lei dice, perché l'abito da sera, l'abito importante, non ha stagione, basta pensare insomma, anche Capodanno, insomma, si utilizzano abiti che non sono prettamente invernali, e quindi assolutamente non abbiate paura
si trova la soluzione per coprirsi, per mettere su qualcosa che protegga dall'eventuale aria più fresca. Quindi Anna, stai tranquilla, l'abito andrà bene, anche sia per te sia per te. Vorrei ricordare una cosa. Romane, qui a Roma ottobre è come giugno, io lo dico sempre agli sposi, considerate, poi se scendiamo ancora un po', allora siamo ancora quasi in piena estate, no? Alla grande. Da voi poi, ancora il bagno si fa a ottobre. Guarda, sto facendo un po' di giardino in questi giorni, si vede? Maria Elena mi ha visto di persona. Vorrei aggiungere ad Anna una cosa per la sua domanda sull'abito. Anna, tieni presente che se anche sposterai il tipo di mese del tuo matrimonio, pensa che come la sposa prima sceglie l'abito, poi sceglie l'acconciatura, il trucco. Ricorda che l'acconciatura sarà anche quella, magari ti piacerà di più perché sarà come dire, con delle modifiche particolari che esalteranno ancora di più quello che è la scelta del tuo abito da sposa e la tua figura e l'armonia con il tuo sposo. Bene, grazie Cristina. Quindi riassumendo, stai tranquilla, stai tranquillo perché l'abito non ha stagionalità, giusto? Si possono riassumere così, e quindi poi ci sarà il tuo atelier che controllerà e magari metterà un, come si chiamano quelle cose per... Un coprispalle. Bravo, un coprispalle. Esatto, quindi stai anche tranquillo soluzioni. Che tutto andrà bene. intanto saluto Filomena, ciao Filomena, Irene, Franco. Ciao anche a voi. C'è questo commento, però mi esce in questo modo, non so. Fatti, chi sei? Identificati, mandami un altro commento. Dici: sono io. Dice: la Regione Sicilia ha bloccato gli eventi fino a settembre. Naturalmente, con molte persone ne hanno parlato a Rai 1 oggi. Grazie per questa. Perché Rai 1, insomma, non, magari sai, oggi sui social ci sono molte fake e quindi bisogna stare attenti, però su Rai insomma possiamo stare tranquilli che è una notizia vera. Purtroppo non riesco a capire chi sei. Ciao Andrea. Giacinto, volevi parlare tu? Sì, ma volevo rispondere. Vai, assolutamente sì. All'utente misterioso, perché io pure l'ho visto come Facebook user, quindi... Carissimo amico, facciamo così. Carissimo ecco, amico. Facciamo così. Allora, in realtà c'è un qualcosa che ancora rimane bloccato per un termine più lungo. E quando si parla di eventi, però, bisogna anche distinguere. Le ultime cose che partiranno, ma questo lo spiegano già da giorni, saranno gli eventi tipo il cinema, tipo il teatro. Tra l'altro io dovevo andare a vedere Rugantino in questo periodo e non potrò vederlo. Ah. E gli stadi. E quindi io penso che la Regione Sicilia innanzitutto voglia rimarcare su questo tipo di eventi che effettivamente dovranno aspettare per ultimi a partire. Per quanto riguarda gli eventi... Giacinto? C'è stato un piccolo blocco? No, tutto a posto. Ti sento? Alla grande. La verità che volevi... non ci sento più. Attenzione, vabbè. Mi senti? Ci sei? Alla grande. Ti sento bene. Giovanni? Sì, io ti sento. Ah, no, ci ho avuto un piccolo blackout. Stavo dicendo, per quanto riguarda... Io volevo prendere il caffè. Sì, ho staccato la spina del modem wireless per andare a prendere. Stavo dicendo, quindi eventi molto grandi naturalmente saranno, su quello siamo sicuri tutti, i grandi eventi saranno gli ultimi a partire, quindi campionato di calcio, eventi, il matrimonio potrebbe anche non rientrare in questo tipo di eventi, perché naturalmente certo, un matrimonio da 5.000 persone potrebbe essere un problema, ma sui 100-200 potrebbe non essere così, ecco. Io tranquillizzerei anche gli amici siciliani, ecco. Ok, credo che sia questo, non lo so, Mister Giovanni Tuffaro, ho scritto io il commento, non capisco perché esce anonimo, ma non capite chi sei, sarai Francesco? Perché sei l'unico che mi chiama Mister? Vabbè, sarà Francesco forse.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questa cosa della Sicilia rimandata dopo settembre? Sì, se posso dire qualcosa, io avevo sentito anch'io la notizia, però era riferita semplicemente alle cerimonie religiose. C'è un vescovo, mi pare di Catania, che ha proclamato che entro settembre avrebbero fatto ripartire queste cerimonie religiose. In realtà, se parliamo di cerimonie civili, comunque, se restiamo nel mondo del matrimonio, saranno comunque ammesse, si potranno celebrare. È chiaro che dopo questa situazione di questo virus, magari dovremo ridurre il numero delle persone e degli invitati, ma tante volte non sarà neanche una cosa negativa, perché possiamo tagliare via quelle persone a cui non abbiamo potuto dire di no, ma che magari non volevamo all'interno del ricevimento. Ma la butto lì, quindi tutto sommato forse non è neanche questo un aspetto negativo. Quindi niente, per tornare alla questione del vescovo, è semplicemente, ecco, riferito alla cerimonia religiosa. Sicuramente si potrà comunque celebrare, ma con un numero limitato di persone. Ok, ci è arrivata un'altra domanda in privato, che questa forse risponde Elena, però possiamo rispondere un po' tutti. E praticamente ci dice Teresa, dice: io non ho una wedding planner. Oh. Io direi male, perché comunque ti devi, insomma, se ti affidi una wedding planner, però se ti affidi apriamo un capitolo a parte. Esatto, apriamo un libro, facciamo una diretta a parte. Se ti affidi a una wedding planner, sei in una botta di ferro, nel senso, io ho avuto modo di lavorare con Marilena ed è una wedding planner, non è una che non sa fare il suo lavoro, quindi lei dice: visto che io non ho una wedding planner, come faccio a gestire se dovessi spostare la data e magari lui non c'è, il fotografo non c'è, il musicista forse sì, e la sala non lo so, e quello come li deve gestire questi fornitori, come deve fare? Allora, intanto approfitto per dire a questa sposa che in questo periodo davvero potrebbe approfittare della disponibilità di tante colleghe che hanno dato la disponibilità al supporto gratuito proprio per aiutare le coppie che vivono questo problema, perché se non si è seguiti dal punto di vista della pianificazione, e mai più di ora si può notare qual è la differenza dell'avere, ovviamente tutti i fornitori sono disponibili ad aiutare, però il coordinatore, che è quella, la figura del wedding planner, che fa questo di lavoro, quindi cerca di coordinare la pianificazione, di riformulare in questo caso tutto, per un wedding planner è più semplice. Quindi il wedding planner in questo periodo ha proprio messo a disposizione di tutte le coppie che vogliono fare richiesta questo tipo di aiuto. Quindi io consiglio a questa sposa di contattare anche me, quindi ci sono delle consulenze gratuite disponibili di cui approfittare, per cui siamo disponibili ad aiutarti, a consigliarti come poter fare. Per rispondere così in linea generale, quello che consiglio è di intanto tranquillizzarsi, di stare tranquilli, perché poi con una sensazione di ansia questo problema non lo si risolve, non lo risolvi. Quindi di fermarsi, di valutare bene prima con la location e poi con la chiesa la data cuscinetto, e poi pian piano contattare tutti i vari fornitori cercando di capire chi è disponibile e chi no. Attenzione che poi nel contattare il fornitore subentrano anche delle clausole, no? Anche delle clausole di, non dico contrattuali, però bisogna valutare tutte quelle che sono le condizioni e farsi dare l'ok da tutti che quelle condizioni rimangano invariate. E nel momento in cui c'è questo, chiaramente c'è una nuova data, tutti i fornitori sono disponibili e si va a tenere in considerazione questa nuova data. Qualora uno dei fornitori non si dovesse rendere disponibile, oppure possa fare avanzare delle pretese un po' strane, mi preoccuperei, insomma. Perfetto, grazie Marilena. Quindi io direi che
Se Teresa dovesse avere dei dubbi, delle domande, visto che comunque, come dicevi tu, stai offrendo una consulenza. Sì, 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 io l'ho proprio pubblicizzato perché capisco, siamo vicini alle spose e capisco che sono un po' disorientate, quindi per quanto chiedere è lecito, in questo momento riceveranno un grosso aiuto e un grosso supporto. Perfetto, intanto saluto Marco, Pierpaolo. Voi volete aggiungere qualcosa su questa cosa di fornitori, come gestirli? Non penso, perché non essendo wedding planner, però. Potete aggiungere qualcosa? Il fornitore professionista, quindi stiamo parlando di professionisti. Sì, è chiaro. Assolutamente sì. Il grosso vantaggio che, anche se questa è una situazione eccezionale, perché nessuno di noi ha mai lavorato in una situazione di questo tipo, ma ha già di per sé al suo interno i mezzi per reagire velocemente a questo tipo di situazioni, cosa che altri potrebbero non avere. Quindi in termini anche di sanificazione dei nostri ambienti, quindi degli studi, dove poi quando potremo ricircolare vi dovremo ricevere, quindi tutta una serie di cose che solo chi fa questo mestiere da tanti anni riesce velocemente a mettere in piedi, piuttosto che no. Sì. Perfetto. Poi sì, allora è Francesco Algeri, che dice sì, il matrimonio si può fare ma con pochi invitati, perché bisogna mantenere le distanze. Quindi questo è quello, l'utente anonimo, a caro amico. Che poi anche lì è relativo. Che cosa vuol dire? Nel senso che se in chiesa ti sposi in basilica, che è molto grande, vuol dire che 100 persone messe a 2 metri l'uno dall'altro ci stanno. Ah, certo. A sì, San Pietro puoi fare anche il tipico matrimonio del sud. Anche se ti dico che al sud si stanno ridimensionando. Ma non ci crediamo. Non... Sì, sì, è vero, è vero. Poi vi faccio le dirette o qualche foto, qualche video dei matrimoni. C'è per Paolo, Rebecca, ciao intanto, dice: noi dobbiamo sposarci ad ottobre, non sappiamo se rimandarlo o meno, abbiamo paura che le restrizioni saranno troppo severe, del tipo matrimonio con le mascherine. In effetti, tipo, c'è stato mercoledì un location manager che diceva: c'è stata una sposa che mi ha proposto di fare il tema ecco, delle mascherine, fare un matrimonio a tema mascherine. Oppure c'è la fobia, la paura ovviamente di andare con le mascherine. Cioè, sì, ti puoi sposare, ma con le precauzioni. Quindi, come ha detto prima Valentina, come abbiamo affrontato prima il discorso della data B, esatto, la storia di agosto, è la stessa cosa vale per te. Cioè, inizia a pensare già a una data B per 2021, così già ti inizi a pianificare un po' di situazioni, se te lo permettono i fornitori che hai ingaggiato, e vai tranquilla. Cosa ne pensate voi? Sempre senza smettere di sperare di riuscire a venirne fuori prima. Assolutamente sì. Ma io sono assolutamente d'accordo col fatto che, almeno è quello che vivo personalmente anche con i miei sposi, abbiamo serenamente deciso insieme ad altri fornitori, tutti professionisti ovviamente, perché chi in questo momento non, e penso che, perdonami, sfugge il nome di Marilena, scusate, sì. Marilena lo possa confermare, un professionista in questo momento è assolutamente disponibile in qualsiasi sia il suo ruolo, qualsiasi sia, ad aiutare. Quindi io ho accettato tutte le date, come penso tutti lo facciano i professionisti. Sì. Preparatevi una data B senza ansia, perché restare in attesa di solo quella data, con la preoccupazione che non possiate fare la cerimonia che volete, perché giustamente la mascherina è un po' una strozzatura, no? In una festa come questa. Preparatevi serenamente una data B insieme a tutti i vostri professionisti e a chi vi segue come una wedding planner, perché questo vi farà stare sicuramente molto meglio. Condivido. Dicono, si qualcuno fanno, vuole aggiungere si fanno qualcosa? Poi i tavoli singoli.
Lui no, leggevo, praticamente Francesco, sì, perché lui Francesco è uno chef Lodi, sì, di Lodi, e lui insomma forse è molto curioso nel settore della ristorazione, quindi si informa e ci dice la sua. Volete dire cos'altro? Le marvele per mangiare le mascherine, volete? Non ho capito, dovete? Dovrete comunque levarle le mascherine per mangiare. È vero anche per i brividi. Ma anche per fare la foto, aggiungerei. Esatto. Certamente, certamente. Anche per baciare lo sposo. Ma diciamo che non bisogna metterle a un matrimonio. Ecco. Diciamo così. Va, ecco. Intanto per Paolo e Rebecca ci ringraziano. Grazie, grazie a te, grazie a voi per la domanda che hai fatto in diretta, spero che abbiamo insomma... Dai, diciamo ottobre è abbastanza lontano, speriamo bene. Infatti, ma io credo anche quindi... settembre, agosto, senza problemi, via. Siamo ottimisti. Ottimisti. Il fatto di scegliere l'altra data è solo per viversi l'arrivo della data scelta prima, sì, senza stress. No, più che altro posso dire, senza avere il problema più avanti, tipo verso luglio, di non trovare poi disponibilità nel 2021, esatto. Perché sappiate che il 2021 si sta riempiendo, ma non, non degli sposi del 2020. Il 2021 comunque... questo ve lo posso confermare, gli sposi continuano a fare richiesta per il 2021, quindi la voglia, esatto, di sognare, la voglia di sposarsi c'è, e io, esatto, ricevo quindi... delle richieste per il 2021. A queste richieste si aggiunge qualcuno del 2020, per cui se si aspetta poi troppo, si va troppo avanti, si rischia di non trovare le date. Esattamente, quindi magari nel frattempo, al di là di, visto che sei a casa, sei in quarantena. Sì, anche perché i sabati saranno già abbastanza impossibili, questo proprio per dato certo, quindi bisognerebbe già, non è bello dire accontentarsi perché non è così, ogni giorno della settimana è valido, però i sabati sono pochi, quindi sono già andati via per gli sposi, esatto, del 2021. Esatto, sennò poi ti sposi in settimana. Che comunque va bene, dipende da quale giorno, però ci può assolutamente stare. Sì, anche perché ieri sì, perché eravamo due del sud e gli altri diciamo del nord, e si diceva, no vabbè, ma tanto noi al sud no non lavoriamo, voi al nord lavorate, e no, quindi anche diciamo noi qui si possono fare matrimoni diciamo anche in settimana. Ovviamente è uno scherzo, perché anche al nord si fanno i matrimoni in settimana, insomma. Ormai non c'è più una volta c'era soltanto il sabato, giusto? No, ormai c'è tutti i giorni, tutti i mesi. Sì. Se vai l'anno a vedere, a parte ad agosto ti puoi sposare tutti i giorni, è valido tutto. Esatto, poi ad agosto ancora di più. C'è un altro utente anonimo, noi ci sposiamo a settembre e finora stiamo sperando di riuscire a sposarci, aspetteremo fino a fine maggio, dopodiché penseremo a una data B, noi non avremo tanti invitati e confermo che i matrimoni si stanno ridimensionando, quindi mi conferma, quindi sicuramente sei del sud, però non so chi sei. Sì, però infatti confermo che a fine maggio va benissimo, aspettare fine maggio se ha la data già a settembre, credo sia il giusto. Perfetto. Allora ragazzi, se non avete altro, io direi di approcciarci ai saluti finali. Certo. Allora andiamo da Giacinto, ci vuoi salutare tu? Sì. Allora, io ringrazio innanzitutto chi ha avuto la pazienza di seguirci. E mi piace lasciarvi con un messaggio positivo, quindi pur se nell'emergenza continuate a sognare, continuate a percepire il vostro matrimonio nella vostra interezza, nella pienezza delle vostre emozioni, perché sicuramente lo vivrete con tantissime emozioni, quindi positività. Grazie Giacinto. Valentina?
Io sì, sono d'accordo con Giacinto, sempre bisogna celebrare la vita, lo ripeto, quindi adesso anche se ci hanno messo un po' i bastoni tra le ruote, sappiate che sarà semplicemente uno strumento nuovo per vivercela ancora più alla grande e con dei sentimenti ancora più emozionanti. Quindi non smettete di amare, non smettete di sognare, non smettete di celebrare. Io comunque approfitto sempre per ricordare che per qualunque necessità noi siamo reperibili, quindi le nostre spose, i nostri sposi che hanno bisogno di chiedere qualunque informazione, che hanno voglia di un confronto, chiedere comunque dei pareri, io sono operativa, i nostri contatti dell'atelier, chi ci conosce li conosce. Grazie tutti, Valentina. Ringrazio tanto te Giovanni per avermi ospitata e invitata oggi e niente, saluto anche gli altri professionisti che vedo oggi qua. E niente, buonasera. Con piacere. Ciao Valentina. Cristina. Ciao, guarda, devo dire che è stato un tempo insieme a tutti voi colleghi professionisti e a chi ci ha seguito molto bello perché mi sembra di leggere tra le parole che veramente tutti abbiamo la voglia e anche voi futuri sposi avete la voglia di vivere bene anche questa attesa. L'augurio che faccio io sono un amante della natura in un modo assoluto, guardate i colori di questa primavera, come dire, non ci sta abbandonando, è un inno a guardare avanti. Questo è un momento difficile, ma è un momento che passerà. Noi tutti siamo tutti responsabili, per cui stiamo operando tutti perché questo momento passi e godetevi il colore di questi fiori, di questa primavera che quest'anno è veramente stupenda. Penso che qualsiasi pianta stia offrendo il meglio di sé in questo momento e questo è un augurio per tutti. Poi non posso fare altro che dire qualsiasi cosa chiedete e fatevi, come dire, dare consigli, qualsiasi cosa, siamo tutti qua per voi e un caro, caro augurio. Grazie Cristina, ciao Cristina. Grazie a te Giovanni. Marilena. Eccoci qua, anch'io ritorno a ribadire, non perdete la speranza. E questo periodo in cui siamo stati costretti in casa sicuramente deve essere servito per renderci persone migliori e con questa speranza mi auguro che veramente dobbiamo essere pronti alla rinascita, perché adesso che tutto ripartirà sarà soltanto una bella rinascita, io credo questo. E ripeto anche che come tutti i professionisti hanno confermato, siamo sempre tutti disponibili. Chiedete, cercateci e non abbiate paura a chiedere, perché è un momento in cui vogliamo aiutarvi e vogliamo far sì che ogni sposa possa avere, ogni sposo, ogni coppia possa avere il suo giorno. E deve essere tutto ancora più bello di prima. Buona serata a tutti e ciao Giovanni e grazie ancora per l'occasione. Grazie Marilena, grazie. Io mi aggiungo a tutti voi professionisti dicendo che se c'è qualcosa insomma da chiederci fallo tranquillamente senza nessun problema, non pensare che hai chiamato quel gruppo musicale o hai chiamato quella wedding planner piuttosto che chiedici tranquillamente tutte le cose che vuoi, siamo qui a tua disposizione. Mi unisco a tutte le belle parole di speranza dei miei colleghi e sono veramente felice di aver organizzato questa diretta insieme a voi, così abbiamo fatto centro Italia e il sud, che Marilena tra l'altro ci ha lavorato, quindi insomma sì. È stato veramente un piacere. Ciao, grazie ancora. Ci vediamo. Buona serata, a presto. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao Giacinto, ciao Valentina. Grazie mille, ciao. Ciao, ciao. Ciao Marilena, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, grazie a tutti, grazie per essere stati insieme a noi. È un'ora che siamo in diretta. Ripeto, se per qualsiasi domanda puoi farla qui nei commenti oppure troverai i riferimenti di ognuno di noi, di ognuno di Marilena. Ricordo che siamo stati insieme a Marilena, Gizzi, Chieti, siamo stati insieme a Cristina Freghieri, acconciatura e trucco
di Milano, Giacinto Malospiriti, fotografo di Roma, e Valentina Cardone, titolare di un atelier di Pescara. Janine Atelier, giusto? Ho detto bene? Sì, sicuramente sì. È stato un piacere, ripeto, fare con voi questa diretta e insieme a voi che ci avete ascoltato da casa. Buonanotte a tutti, sperando che tutto finisca presto. Ciao!